Stamattina abbiamo parlato di ANIS, l'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione Superiore, ma ci può dire un po' la genesi di questo progetto? Qual è la necessità che ha portato appunto il Ministero e quindi la pubblica amministrazione a volersi dotare di questo strumento? Allora, in realtà è una genesi che parte da molto lontano. Siamo nel 2018 quando il nuovo codice dell'amministrazione digitale imponeva la creazione di una banca dati, ANIS appunto, che andasse a raccogliere tutti i dati degli studenti universitari e degli istituti superiori di formazione. In particolare parliamo dei dati relativi alla laurea, all'iscrizione, al titolo di studio e alla votazione di laurea. È una banca dati che attualmente conta oltre 8 milioni di studenti e che nel corso degli anni pensiamo di ampliare anche al vecchio ordinamento. Attualmente abbiamo dati dal 2001 in poi, con una rarefazione degli stessi man mano che andiamo indietro negli anni. Contiamo nel 2024 di iniziare a proporre anche i dati del vecchio ordinamento, cercando di andare più indietro possibile nel tempo. La risposta delle pubbliche amministrazioni ritiene che sia stata, diciamo, entusiasta, poco entusiasta, e ritiene che si sia fatta abbastanza comunicazione rispetto a questo servizio? Allora, in realtà ANIS è un servizio che ancora in pochi conoscono, è un servizio che è all'interno della PDND, della Piattaforma Digitale Nazionale Dati, e che permette alle pubbliche amministrazioni aderenti alla VDND di avere il download, lo scarico di tutti i dati dei cittadini, quindi di tutte le banche dati. È un servizio importantissimo perché permette di evitare tutta una serie di lungaggini burocratiche, chiamiamole così, protocolli d'intesa, convenzioni con i singoli enti che vogliono avere a disposizione i dati per ad esempio una verifica del titolo di studio a fronte di una procedura concorsuale.